Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo tutorial di Marta Tuck Shop. In questo video vi spiegherò come realizzare questa card utilizzando questi prodotti che troverete nel nostro shop online. Come base partiamo da un cartoncino A4 lilla piegato a metà. Prendiamo ora un cartoncino per acquerello ritagliato di un centimetro per lato più corto rispetto alla base. Per questo lavoro utilizzerò i Sakura Koi Coloring Brush Pen. Se non li avete potrete usare Distress oppure dei semplici acquerelli. E questi sono i colori che ho scelto. Light Purple, Lavender, Iris e Purple. Ora ci servirà un foglio acetato che andremo a colorare con i pennarelli creando delle sfumature. Andiamo quindi a bagnare la superficie con dell'acqua. E appoggiamo il cartoncino per acquerello e premiamo bene. Per velocizzare lo andrò ad asciugare con l'embosser. Ora con questo inchiostro bianco spray della Docraft andrò a spruzzare il colore sul cartoncino. Lasciamo asciugare. Andiamo ora a ritagliare le peonie utilizzando questa fustella Casey Art. Ne ritaglierò tre usando il cartoncino per acquerello e una su cartoncino di recupero che servirà solo come guida. Queste sono le peonie tagliate. Prendiamo quella fatta sul cartoncino da recupero e con una matita andiamo a tracciare i bordi e l'interno per tre volte, sempre sul cartoncino da acquerello. Andiamo ora a colorare con tre colori a scelta tra quelli usati prima, utilizzando anche il blender. Non siate molto precisi, andate anche oltre i bordi che avete tracciato con la matita, in quanto poi verranno coperti con la fustellata. Ora andiamo a ritagliare. Quando avete finito di tagliare, con una gomma leggermente andate a cancellare i segni di matita. Ora con la Tacky Glue Pen andiamo a mettere la colla sui bordi. Dopo aver messo bene la colla su tutti i bordi, incollate. Così per tre volte. E questo sarà il risultato. Prendiamo ora di nuovo la nostra base e un foglio di vellum. Andiamo a strapparne un pezzo. Andiamo quindi a fissare sul retro con del biadesivo. Io userò questo, che
l'Hercules Tape della Daris. Il vellum che ho utilizzato è questo della Nitas. Cominciamo quindi ad assemblare la nostra card. Mettiamo del biadesivo. E posizionatela sulla base. Prendiamo ora uno spago e lo arrotoliamo. Facciamo un po' di giri. E lo sistemiamo. Quando la posizione ci soddisfa, mettiamo un po' di colla a caldo. E sempre con la colla a caldo cominciamo ad attaccare i fiori. Ora andrò a fustellare la scritta Auguri, che fa parte di questo set della coppia creativa, sempre col cartoncino per acquarello. Andiamo quindi a mettere sul retro della scritta la colla che abbiamo usato prima, Tacchi Glue. Una volta messa tutta la colla, andiamo ad attaccare. Ora, con il 3D Pearl Effect della Dovecraft Color Purple, andremo a creare delle perle. E questo è il risultato finale. Ciao a tutti!